studio aperto. Saffiria Leccese per YouTube. Tu sei giornalista da quando? Da tanto, faccio questo mestiere da 15 anni. Ti piace? Moltissimo, non lo cambierei mai. Ogni tanto mi arrabbio, però non lo cambierei mai. Qual è la cosa più affascinante della tua professione? Il fatto che non sai mai cosa succede, perché la realtà supera sempre i nostri pensieri. Quindi capita che tu immagini una giornata in un modo e poi una volta crollano le Torri Gemelle, una volta vieni in Sardegna. Qual è il servizio più bello che hai fatto? Due secondo me sono stati meravigliosi e sono stati storici, poi ce ne sono stati tantissimi belli, però la caduta delle Torri Gemelle e la morte di Giovanni Paolo II. Tu la caduta delle torri l'hai seguita in America? Sì, l'ho seguita in America, adesso ho seguito anche le elezioni americane di Barack Obama, però le Torri Gemelle e Giovanni Paolo II penso che siano... Poi gli attentati di Sharm el Sheikh, tantissimi, poi fatti di cronaca bellissimi dei primi anni, insomma, tanti belli, però ci sono alcuni che poi rimangono nei libri.